Ragazzi, io non so davvero da dove cominciare se non dal chiedervi scusa, perché nel 2018 ho pubblicato veramente pochissimi video e mi dispiace perché avevo detto che ne avrei fatti tanti, c'erano tante recensioni da fare, tantissimi video su Photoshop, su DaVinci Resolve che ho abbandonato completamente, su Premiere Pro volevo fare un nuovo corso e su Lightroom, insomma, ho fatto molti video che però non ho mai pubblicato. Sto scrivendo un libro di fotografia, non so se l'avete visto su Instagram, ogni tanto pubblico qualcosina e sta venendo fuori bene. Detto questo, mi scuso con voi per il 2018 e iniziamo con questo video qui in cui voglio farvi vedere come esportare da Lightroom le foto in Instagram. Attenzione, c'è un plugin che vi carica le foto direttamente da Lightroom su Instagram, ma non è questo il giorno in cui parleremo di quel plugin. Eccoci all'interno di Lightroom e ora vi faccio vedere come andare a esportare le vostre foto nei tre diversi rapporti, oltre al quadrato, appunto, quello verticale e quello orizzontale. Seleziono una foto e per fare questi rapporti ovviamente basta cliccare sul nostro strumento taglierina. Quindi andiamo a selezionare un aspetto qua e possiamo fare uno a uno per avere i post appunto quadrati. Se invece volete mettere la foto per orizzontale potete lasciarla originale se l'avete scattata orizzontale, ma io vi consiglio di utilizzare il rapporto 1:91 a 1, che è quello che Instagram preferisce per quanto riguarda i file orizzontali. Quindi se non ce l'avete qua sotto andate a cliccare su Metti personale e fate semplicemente 1,91 per 1 e premete ok, e questo è il nostro rapporto orizzontale, la nostra selezione. Facciamo doppio clic e questa sarà la nostra immagine. Se poi non ci piace ovviamente possiamo andare a utilizzare appunto il rapporto originale, ma se volete la massima qualità dell'immagine questo è il rapporto da utilizzare. Se poi invece volete un rapporto verticale, quello che vi consiglio di utilizzare io è il 4x5, che rende meglio su questa particolare immagine. Ora il 4x5 è un po' diverso dal rapporto verticale che abbiamo nelle nostre fotografie. Infatti guardate, questa è la mia foto originale. Se vado sotto qua nell'aspetto a mettere 4x5 mi taglia un pochino sopra e un pochino sotto. E se ci avete fatto caso anche mettendo delle foto verticali originali su Instagram, vi taglia comunque questa parte qua. Quindi meglio tagliarla noi in Lightroom direttamente che andare a farlo fare ad Instagram. E vi ricordo che nella vostra home comunque vedrete semplicemente il quadratino centrale, non vedrete questa immagine verticale o quell'immagine orizzontale di prima, ma vedrete solamente il rapporto quadrato dell'immagine. Quindi anche qui potete andare a fare uno a uno per vedere quale sarà il centro dell'immagine ed è questo quello che vedrete nella vostra home e quello che vedranno i vostri amici quando andranno a selezionare la vostra home, mentre nella loro bacheca quando scorreranno loro comunque si vedranno questa immagine qua con il rettangolo in 4x5. E questa cosa qua possiamo farla anche appunto per le altre foto. Quindi se io vado su un'altra foto con lo strumento raddrizza, metto 4x5 e vado a fare una cosa di questo tipo. Oppure in questa qua orizzontale, in questo modo vado a crearmi anche una bella divisione tra il cielo utilizzando uno spazio e il mare utilizzando i due spazi sotto. Vi dico sempre di utilizzare una parte predominante e non lasciare l'orizzonte del mezzo. Tanto per farvi capire, una volta che abbiamo fatto questo, dobbiamo esportarla per Instagram. Tasto destro. Facciamo esporta e facciamo esporta per andarci a creare un nuovo predefinito. Io l'ho già creato, ma noi ce lo creeremo di nuovo. Se volete esportare più foto, semplicemente tenete premuto maiuscolo e selezionate le foto, oppure Ctrl Command su Mac per andare a selezionare foto che non sono vicine. Quindi andiamo ad esportarle e creiamoci questo predefinito. Noi le esporteremo nel disco rigido, ovviamente. Visto che stiamo facendo un predefinito, io vi consiglio di utilizzare comunque scegli la cartella più tardi, oppure nella stessa cartella della foto originale, che io utilizzo praticamente sempre questo. Per questo tutorial io la salverò sul desktop, oppure potete anche mettere voi desktop perché tanto queste sono foto che andranno su Instagram e quindi magari dopo Instagram le cancellerete dal desktop, magari non vi interessano perché saranno foto in bassa risoluzione. Nel formato del file noi mettiamo ovviamente JPEG. Della qualità del JPEG mettiamo 75%, non 100%, perché se no Instagram andrà a prendere la nostra immagine e la comprimerà. E noi non vogliamo che questo accada, noi non vogliamo che Instagram rimaneggi la nostra foto, ok? Quindi Instagram non deve toccare la nostra foto, dobbiamo appunto mettere queste piccolezze qua. Lo spazio colore, ragazzi, sempre, sempre sRGB, mi raccomando. E andiamo a ridimensionare il file come larghezza e altezza. L'altezza la cancelliamo, così almeno andrà in automatico, e nella larghezza mettiamo 1080, che è la larghezza massima che Instagram supporta in questo momento. Come risoluzione mettiamo 92 pixel per pollice, che tanto è abbastanza inutile. E io attivo anche la nitidezza per schermo a fattore standard. Voi potete utilizzare il fattore alto, o se avete magari già utilizzato dello sharpening con i dettagli appunto sulla vostra foto. Non ci metto nient'altro, questa cosa qui non ci interessa, non fare nulla
post elaborazione, perché sennò altrimenti vi apre 5.000 cose. Quindi l'importante è questa parte qua, JPEG 75% sRGB, larghezza e altezza 1080 pixel a 92 pixel per pollice, così almeno l'altezza ve la calcola da sola. Quindi sarà 1080 pixel sia che sia un file orizzontale, infatti questo lato qua sarà 1080 pixel, sia nei file verticali. Ora io l'ho già fatto, ma voi ancora no, quindi andate ad aggiungere questo predefinito e lo potete chiamare come volete. Io l'ho chiamato Instagram, potete scegliere la cartellina, io l'ho nei predefiniti utenti, eccolo qua, il mio Instagram 1080p. Clicchiamo su Esport e ce le ritroveremo sul nostro desktop. Andiamo nel nostro browser e andiamo sulla nostra pagina di Instagram. Ora io utilizzo Brave Browser, che è questo qua, però voi potete utilizzare anche Chrome o qualsiasi altro basato su Chrome per fare questa cosa qua. Una volta che fate l'accesso, questo è il mio profilo di Instagram, mi raccomando, se non mi seguite fatelo, perché posto un sacco di robine interessanti, anche diverse Instagram Stories ovviamente quando riesco a farle anche mentre lavoro. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo premere F12 per andare nei nostri controlli di sviluppatore e clicchiamo su questo qua, su questa immaginina qui del device, e così vedremo il sito da cellulare. È come se fossimo sul nostro Instagram dal cellulare. Dobbiamo andare a riaggiornare la pagina, quindi clicchiamo per aggiornare la pagina e vedete che qua sotto appaiono i simboli di Instagram, appunto, per andare ad aggiungere la nostra immagine. Clicchiamo sul più, seleziono la foto che ho esportato prima e se clicco qua ora apparirà a dimensione intera e utilizzerà lo spazio più grande consentito su Instagram. Questo posso farlo anche con le altre due immagini, per esempio se io utilizzo l'altra foto di prima, orizzontale sarà così, ok, in questo modo. E diversamente dal cellulare, io qui posso utilizzare solamente i filtri così, che non vi consiglio di utilizzare nemmeno perché certe volte non funziona. Quindi fatelo, ma solamente se avete già un'immagine di partenza che non volete modificare ulteriormente con i filtri di Instagram. Basta cliccare avanti e potete scrivere appunto una didascalia, insomma una storia per la vostra immagine, aggiungere i tag, taggare le persone, cliccate su tag, taggate tutte le persone che volete, come sul cellulare. Una volta fatto, cliccate su condividi e la vostra foto andrà direttamente su Instagram nel vostro profilo. E quindi ragazzi, questo qua è il primo video del 2019, poteva essere un video migliore sicuramente, poteva essere un argomento più interessante sicuramente, però visto che il canale è mio scelgo io cosa mettere e ho deciso di mettere questo video. Tra l'altro sto pensando di fare una serie, visto che su DaVinci Resolve l'ho già fatta, su Premiere Pro o Premiere Pro o comunque qualcuno di voi lo voglia chiamare, cioè in qualsiasi modo lo vogliate chiamare, fatemi sapere gli accenti, le pronunce qua sotto nei commenti, fatemi sapere se vi interesserebbe appunto un corso su Premiere Pro, che io chiamerò Premiere Pro for Dummies o qualcosa del genere. Vedremo un pochino come si evolverà la situazione e per tutto il resto ragazzi io sono Nicolò, ci vediamo al prossimo video, seguitemi su Instagram se volete avere tutti gli aggiornamenti, perché tutti gli altri social ormai li ho abbandonati, ok? Ciao ragazzi, alla prossima!